cioè poi me ne passo una. Addirittura benaugurante, la gente della montagna che è venuta per onorarvi e ha già portato una culla dove c'è un piccolo neonato. Tra 9 mesi vogliamo vedere il vostro, eh? Avanti! Paolo Femminis nel 1600, dopo essere partito da Crana, riuscì a elaborare un'acqua miracolosa, chiamata così, un'acqua mirabile, che serviva per lenire molti dolori, e con quest'acqua mirabile fece una grandissima fortuna. Applausi, super piacere! Ah, siete un po' tiepidi, avete bisogno di stare di più in montagna per assaporare queste cose, per conoscerle, per amarle. Gioielli della gioielleria Mellerio. Quest'anno vengo su. Due splendide amiche della sposa, il prossimo anno il loro sogno d'amore. Poi abbiamo il filarello portato da Lucia, riletti all'uncinetto, passati a ricamare, ma soprattutto durante le serate anche a parlarsi con gli occhi con i ragazzi. E quando le avance durante la vila si facevano un pochino audaci, ecco che le nonne o le mamme dalla tasca toglievano il rosario. Solitamente le amiche della sposa e dello sposo fanno il piccolo scherzo durante la cena, magari lo fanno, e mentre nessuno era attento e tutti erano un pochino distratti, qualcuno si strufolava nella camera degli sposi, annodava del voler ridere senza arrivare alle cose estreme. Thank you.
Venite a mangiare la polenta, dai! Bella però! Bella come un sul! Da una parte sono contenta perché posso permettermi di dire tutto quello che voglio, l'ho sempre detto nella mia vita e ho sempre pagato. Però adesso che ho passato i 60 anni, me lo dico con una tranquillità ancora migliore. Ma tu devi farti due protesi, altrimenti andi a farsi investire. No, 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 troppo angogliato. Ma non può dire. Deve comprare un lapino con il capo delle sue ricordine e farselo aggiustare. Senti, almeno quando mangio. Andiamo! Posso mangiare un po' di pasta? Oh, credi beh. Scusi, degli sposi. Degli sposi, anche lì la fanciulla degli sposi. Ricorda che la mamma ha spento il fuoco là. Giovan Maria Farina, geniale inventor della fatica. Il nostro giudice Guidizzone nel 1621, proprio su questa piazza, bruciò due bellissime streghe. Erano rinchiuse in questa splendida cellette di questa torre, che era la torre carceraria, e proprio su questa piazza vennero giustiziate. Allora oggi il giudice che ha partecipato, perché era un evento eccezionale, è venuto e ha detto: guardate che io comunque ho fatto questo editto, guardatevi da streghe e stregoni, mettete chiavistelli e tutto, perché qui è pericoloso continuare a vivere. Voi comportatevi bene e soprattutto la detta ai novelli sposi. Un applauso agli sposi. Viva la scusa! Vi dedichiamo adesso piccola canzone di augurio di venire con noi e sostenere così con il vostro canto anche tutta la vita della Valle di Gezzo, perché voi tra poco sarete vigezzini autentici. Vogliamo cantare, questa è la vita, vogliamo vivere, godere la gioventù, la nostra valle, i nostri cuori, uniti in coro noi cantiamo questa canzone. Hai fatto tutto la... E così, eh? E là in fondo un po' lavativi, eh? Un po' lavativi. E viva la scusa e chi con la crucia!